hai giocato praticamente due partite. Ti senti bene? Sei a posto? Puoi partire titolare col Milan o risenti un pochettino di questi 85 minuti giocato la prima e 80 la seconda, se non hai? In 3 games, Darren e Michel nel champion. Are you tired? Are you ready for the same game? Yes, I played the 2 games, but I had enough rest and time. It was Sunday. I played Tuesday. It's now 2 days ago. I feel myself fit, good. For me, if the game was today, it was okay to play today. So I will be ready for Sunday, of course. Sì, ho giocato 2 partite quasi intere, ma l'ultima risale già 2 giorni fa e io quindi mi sento perfettamente in forma e sarei stato pronto a giocare anche il giorno successivo all'ultima gara. Buongiorno a me, ti abbiamo visto insomma schierato in campo, a centrocampo, quello è l'unico ruolo che puoi ricoprire o puoi girare più ruoli, essere duttile come piace a Juve, a Juve piace un giocatore molto duttile, un po' tutti gli allenatori alla fine. So you will be midfield, but you can do all roles. Normally I'm a midfielder. I play my whole life on the midfield. I played sometimes other positions because there were problems, injuries, suspended, etc. That's why I play all the positions, but normally I'm a midfielder. I feel myself there the best, and yeah, that's my position. Io sono e mi sento un centrocampista, ho fatto lì tutta la mia carriera fino a questo momento. È capitato di fare in passato anche ruoli diversi, ma si trattava di situazioni di emergenza, diciamo così, quindi infortuni o cambi durante la partita, ma sono e mi sento un centrocampista. Ciao Sofia, volevo chiedere di tutto il mercato web, volevo chiederti, c'è qualcuno dei tuoi compagni che ti ha impressionato particolarmente in queste settimane di lavoro, in partita, o anche qualcuno che dimostra delle potenzialità inespresse in allenamento che pensi possa migliorare in questa stagione? Which impressed you more in the last days, and which teammate you think can improve the most? I think we have a good team, strong team, with also a lot of good players. I don't like to speak about one or two players. So yeah, I think it's more for you, for the media. So yeah, what I say, I think we have a lot of good players, and we want to show that with the team. Diciamo che non mi piace parlare dei singoli e quindi vi posso dire che abbiamo una squadra forte con molti buoni giocatori e il nostro obiettivo è proprio dimostrare a tutti di essere dei buoni giocatori. Poi volevo chiederti, hai scelto il numero 34, c'è un motivo in particolare o è stata una scelta casuale? Grazie. When I signed here, they gave me the list with all the numbers, and my old numbers, all the numbers who I played with 25, 21, 6, 20, and all these numbers were taken. So I was thinking about 34 because I don't know if you know Black Nuri, the player of I played before for Ajax. And I know him really well and he's now still sick. That's why I chose this number. I know the player? Nuri, the problem with the head in Ajax. Okay. He's now sick. That's why they chose this number.
quando ho firmato mi hanno dato la lista con i numeri scelti e quelli liberi, ho giocato con diversi numeri in carriera, 25, 21, 6, 20, ed erano tutti occupati, perciò ho pensato a Abdelaziz Nouri dell'Arsenal, che attualmente è fuori, non sta giocando, e perciò in suo onore ho scelto il 34. Chiedo io soltanto, sei uno che ha anche un buon rendimento a livello di gol, con il miglioramento della condizione fisica pensi di poter essere utile anche sotto quel punto di vista, anche in fase realizzativa? Il gol buono è molto in mio carriera, io penso che così Yes, of course. I want to score. I think all the players want to score. It is the best feeling to make a goal. But that's for me not the most important. I'm a team player. I play for the team. I play to win. And if I score this season zero goals, but we play good and we stay in Serie A, then I'm happy. That's not the most important for me. Mi piace segnare come a tutti, ma non è quella la mia caratteristica principale. Io sono un giocatore che gioca per la squadra e baratterei volentieri il fatto di non segnare mai questa stagione, ma salvarmi con il Verona piuttosto che segnare e avere altri risultati.